Fronte comune, ieri sera a Vallo della Lucania, da parte dei sindaci mobilitati al fine di bloccare il provvedimento di chiusura di 12 uffici postali. I primi cittadini dei comuni penalizzati dal nuovo piano di gestione degli uffici dichiarano guerra a Poste Italiane, sottoscrivendo un documento comune da far pervenire alla direzione regionale di Poste Italiane e al prefetto, ribadendo la loro netta presa di posizione contro la chiusura, seppur parziale, degli uffici postali. Così come prospettata la situazione, gli uffici a rimanere a porte chiuse per 3 settimane ogni mese saranno quelli di Villa Littorio a Laurino, Marina di Pisciotta e Caprioli, Lentiscosa a Camerota, Bosco a San Giovanni a Piro, San Marco di Teggiano, Santa Marina, Pattano a Vallo della Lucania, Pellare a Moio della Civitella, Perrazzi a Palomonte, Pioppi a Pollica e Acquavella a Casalvelino. Anche da quanto è emerso dall'incontro di ieri sera, non si evincono bene le motivazioni di quello che è stato definito ridimensionamento. Ciò che invece appare nitido è il certo disagio che pioverà addosso alle popolazioni interessate, con particolari difficoltà soprattutto per le persone anziane.